Diamo il buongiorno al nostro ospite Alessandro Spolvi. Ben trovato, buongiorno Alessandro. A te. Buongiorno. Allora, Alessandro, romano, sì. Nato a pochi passi da San Pietro, è vero? Via Ottaviano. Via Ottaviano, sì. Quindi praticamente col cupolone sì, no? Sulla spalla. Sulle spalle, sì. No? E sono tanti gli aneddoti che potremmo raccontare di quando era bambino, di come si viveva in famiglia. Partiamo da un ricordo concreto, il gettone telefonico. Allora, il gettone telefonico è quello che ti faceva uscire di casa tranquillo, nel senso che se facevi tardi, avevi il gettone telefonico, chiamavi casa o mamma o papà e dicevi tardo 10 minuti, tardo 5 minuti. Però questo gettone aveva anche un valore, all'epoca valeva 50 lire, che era una cifra, perciò ogni tanto uscivi con gli amici, lo cambiavi, perché lo accettavano come moneta, e compravi caramelle, anche qualche sigaretta, si vendevano sciolte all'epoca. Perciò se facevi tardi non chiamavi. E invece serviva proprio per avvisare casa, certo. E vi, insomma, scordavate sempre di farlo. Sì. Tutte le volte che tornavi a casa, la scena era sempre la stessa. Mio padre che apriva la porta di casa, ti guardava, ti diceva dove sei stato e poi, lo dico in italiano, ti dava un calcio in sedere, sul sedere proprio così, subito uno schiaffo che tu non sapevi neanche chi ti avesse colpito, c'era lui o c'erano due. C'era grande rispetto per il sì, papà molto, all'epoca. Molto. Lo vediamo papà in foto. Perché... Questa mi sembra che sia una foto bellissima, mio padre è... Quel signore con i baffi con la tuta bianca. Con la tuta bianca, cioè praticamente a destra, tutto a destra tutto nella a destra foto. Era collaudato. Un omone col baffo, poi simpatico. Un bell'uomo. Era collaudatore della Lancia all'epoca. E quando giravano di che anni un po'... parliamo? Sicuramente quelli sono anni 40, io non neanche li ricordo perché... Quindi c'erano pochissime anche Lancia in Italia. Ma forse proprio macchine c'erano in Italia. E lui andava a prendere macchine a Torino e le portava a Roma. Lì era a Viale Parioli, c'era la Lancia, la famosa Lancia, e faceva il collaudo praticamente, collaudava la macchina portandola da Torino a Roma. Raccontiamo Alessandro di quando andavate al mare con mamma, che è vero che mamma preparava, che cosa preparava? Dimmelo allora, tu. Allora, te lo dico io, a Roma si chiamano fettine panate. Le fettine panate, cioè? Sì. Sono delle fettine di carne che vengono messe prima nell'uovo, poi col pane grattugiato. Che non si comprava in bustina. No, si preparava. Era la classica cotoletta, come sì, dicono a Milano, sì, no? Ma anche il sugo. Tutto. Tutto. Allora, mi ricordo che dormivo e sentivo il sabato notte a cavallo con la domenica questo odore di fettine panate sotto al naso e sto sugo al ragù. E mi svegliavo la mattina che non c'avevo neanche voglia di prendere il latte perché ero ubriaco d'odori. Però mamma faceva questo perché poi la mattina, presto, dovevamo partire per andare al mare. Eravamo quattro figli, mia zia, mia madre e mio padre. Sette persone. Una carovana. In macchina. Con tutti quelli che sono chiamati i fagotti. Questa è una foto, per esempio, che ti fa vedere il mare all'epoca com'era. Il mare del tempo. Sì. Chi è in fotografia? È mia sorella Giuliana, mentre dietro quello sraiato che fa finta di nuotare sono io. Ah, sei tu, ma ti nascondevi? No, io stavo sempre in acqua. E non sapevo nuotare. Non sapevi nuotare, però passavi il tempo in acqua. Sì. Finché non veniva papà e con lo solito scappellotto ti riportava a riva. Papà è venuto un giorno abbastanza arrabbiato perché eccomi qua in posa da non so da cosa. Cioè, un bel bambino. Sì, un po' pazzerello, nel senso, giuro, ogni 10 minuti mi tirava fuori qualcuno dall'acqua perché stavo affogando. E io ritornavo sempre allo stesso punto. Beh, come tutti i bambini. Sì, amavo il mare, lo amo ancora. Certo. E mia madre venne a chiamarmi e io facevo finta di niente. E mi diceva, esci che hai le labbra viola. Ecco, come è il classico in questa stagione sulla spiaggia. Ecco, non uscivo mai, facevo finta di non sentire mia madre, coprendola con delle canzoni allucinanti. Mio padre un giorno si è stancato, si è alzato da sotto l'ombrellone, c'era la sdraio. Ti ha preso dal costume. No, io ho visto il terrore proprio. Negli occhi. Sì, e incomincio a correre. E c'avevo una ciambella intorno alla vita, quelle sì, classiche con il cigno. E mi getto a tuffo, cercavo una via di scampo, dentro una piscina. Non si leva la ciambella e rimango con le gambe per aria e la testa sotto. Sott'acqua. Stavo affogando. Incredibile. Mio padre nuotava anche molto bene. E ti dico, ti vediamo qua in piscina. Sì, questa è versione foca. Questa. Versione foca. Sì. Non uscivo mai. È vero che andavate in vacanza anche in Sardegna, perché?
Mia madre era sarda. Come si chiamava mamma? Dorotea, però Dora. Mamma Dora. E papà? Papà Ugo. Mamma Dora e papà Ugo. Sì. E quindi mamma era sarda e andavate in vacanza in Sardegna. Dove? Mia madre era di San Pasquale Sassari, un piccolo paese che si trova fra Santa Teresa di Gallura e Palau. E quella che è, secondo me, la costa più bella della Sardegna, anche se rovinata poi nel tempo. E con mamma mi ricordo che ci portava papà, finite le scuole, una volta finivano le scuole ed iniziavano dopo 3 mesi. Quanto duravano queste vacanze un tempo, Alessandro? 3 mesi. 3 mesi, non come ora che sono no. Al massimo 2 settimane. Ma non potrei neanche permettermelo di stare 3 mesi in Sardegna. In ferie, cioè, in Sardegna. Assolutamente, no. Però era bello. È vero che il latte non veniva venduto in bottiglia lì? No, no, cioè avevate uno zio che aveva l'allevamento? Avevamo parenti che avevano quello che in dialetto si chiama la coltre. Dialetto sarebbe il cortile, il giardino. Ah. E lì c'era tutto. I pomodori, quando erano pomodori, non so, le uova. Mi ricordo le uova, quando andavi che prendevi le uova, no? C'erano tutto un altro sapore. Cosa ti manca di più di quegli anni, Alessandro? Ma innanzitutto un po' di parenti che non ho più. Mm. Però mi manca forse il modo semplice che c'era prima di vivere la vita. Parliamo di un tema in particolare a questo punto, sì. Dell'amicizia e di un tuo amico. Sì, il mio amico si chiamava Roberto, anzi Robertino, come diciamo a Roma. Robertino. Robertino è stato praticamente mio amico da sempre, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto qualsiasi cosa, ma poi avevamo delle affinità. A lui piaceva giocare in porta, al calcio, e io giocavo in porta. Lui voleva suonare la batteria, io volevo suonare la batteria. Solo che c'era un piccolo problema, che lui era bello come il sole e io no. C'era una piccola differenza. Questa foto sei tu da diciottenne, diciamo. Col capello alla Claudio Baglioni, mentre vado in Sardegna, pagandomi un passaggio ponte, però va benissimo, tanto c'erano i parenti giù, ed è una foto che mi fa piacere vedere perché, ecco, io sono un po' così, mi sono sempre saputo adattare a tutte le situazioni. Dicevamo di Robertino, l'amicizia purtroppo poi spezzata da un brutto incidente, sì. In moto di Roberto. È vero, Roberto aveva venduto le sue moto, aveva avuto più moto da Kawasaki a Honda, la sapeva portare anche molto bene. Si era sposato e aspettava la moglie e un bambino. Come succede a volte, la cosa più imprevista, passò un nostro amico con una moto, gli chiese se gliela provava. Per dargli un consiglio. Lui è partito e non è più tornato. E la moto è la copertina del tuo libro, Quasi quasi torno indietro. Così tanta nostalgia, Alessandro. Della Vespa, sì. Della e Vespa. Poi di tutto il periodo che... Sì, la Vespa era la vita. Tu arrivavi in garage, prendevi la Vespa, l'accendevi e eri libero, facevi tutto. Con la Vespa io ho girato... ho visto Ostia in Vespa, tu dici, ma Ostia che ci vuole? In Vespa, insomma, era la libertà. Grazie ad Alessandro per essere stato con noi stamattina. Facciamo un gioco velocissimo. Sì. Il gioco dei soprannomi. Sì. Io dico il soprannome e tu mi dici chi era dei tuoi amici. Benissimo. Chi era Ermollica? Ermollica era Fabio, un ragazzo molto buono, però a Roma Ermollica è uno che fa tenero il con mollicone. Le ragazze. Ermollicone, sì, sì. Chi era Ercipolla? Ercipolla era un ragazzo che usava poco la saponetta. E quindi da lì l'avete chiamato, sì. Così. E Lessi? Lessi era un nostro carissimo amico che aveva il pallino delle fughe da casa. Qualsiasi cosa scappava da casa. Di casa. Sì, allora era nominato Lessi, torna a casa Lessi. Torna a casa. Chiudiamo con l'amico elettricista. Come lo soprannominaste? Edison. Edison, semplicemente. Edison. Favoloso. Grazie Alessandro per essere stato con noi.